Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio andiamo a chiacchierare di Black Clansman, il nuovo film di Spike Lee, e ne parliamo senza fare spoiler, proprio in generale, dall'inizio alla fine, quindi nonostante sia basato su una storia vera, quindi insomma, se volete ascoltarci per sapere se ve lo consigliamo, spoiler sì, potete farlo senza timore di avere anticipazioni al di là del soggetto iniziale, diciamo. Outcast Popcorn è disponibile col suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher. Il feed ovviamente può essere dato in pasto a qualsiasi altra applicazione e lo potete ascoltare anche su Outcast.it, c'è il post col player per l'ascolto in streaming, e lo potete ascoltare anche sul nostro canale YouTube. Negli stessi luoghi trovate tutti i nostri altri podcast, fra cui segnalo Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, dove finiscono i podcast dedicati ai videogiochi. Di recente ne abbiamo pubblicato uno, un Outcast reportage sul Tokyo Game Show 2018, magari può interessarvi. Vi ricordo che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, comprese le cover story. Quella del mese di ottobre è dedicata a Red Dead Redemption 2, con un sacco di approfondimenti sul Far West, sul genere western, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi. Vi ricordo anche che se volete contattarci potete farlo con l'email podcast@outcast.it, tramite il modulo dei contatti che trovate sempre sul sito outcast.it o coi social network. Ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, come sempre, vi invito, se vi piace quello che facciamo, a supportarci condividendo i nostri contenuti sui social network, dandoci voti e recensioni su iTunes, aiuta molto a far diffondere il podcast, a far notare da nuovi ascoltatori. E se volete darci una mano anche a coprire le spese, potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora, e comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito. In tutti i casi una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi. Oppure potete farci donazioni dirette ricorrenti tramite Patreon o occasionali tramite PayPal, anche per queste cose ci sono i link sul sito. Se lo fate, tra l'altro, il vostro nome finisce nella Hall of Fame, che è una sezione del sito dedicata proprio a ringraziare chi ha deciso di darci i suoi sudati risparmi. Direi che è tutto, vi lascio al podcast su Black Clansman. Siamo qua, come al solito, Andrea and Andrea, ma attenzione, è in previsione un podcast che probabilmente non sarà gestito dalla nostra coppia. Comunque, ciao Andrea. Ciao. E siamo qui per parlare di Black Clansman, suppongo si dica così, e, l'ultimo film di Spike Lee, che abbiamo già trattato ampiamente con la tua recensione, prima ancora col tuo video, quando l'avevi visto a Locarno, ne abbiamo pure parlottato un po'. Però in quel caso l'avevo chiamato Locarno Black, che Spike Lee fosse un altro film. Potresti chiamarlo anche Black Ku Klux Klansman. Bello. Infatti sì. Allora, nuovo film di Spike Lee. Devo dire, sta dividendo più di quanto mi aspettassi. C'è chi in generale risposta positiva, però c'è chi lo trova semplicemente gradevole e chi appunto come noi l'ho apprezzato moltissimo. Sono d'accordo con te che sia il suo film migliore da pare, perlomeno dalle sequenze animate di NBA 2K16. Ah beh, terrificanti. Pensavo che stavi per dire i God Games quando sentivo NBA, ma... Io tra l'altro sono un raro caso di appassionato di NBA che non ama i God Game. A me, io non sono appassionato di NBA e i God Game l'avevo trovato solo carino. Sì, no, un po' pubblicitario. Sì, diciamo che dello Spike Lee di questo millennio, secondo me è il migliore insieme a Inside Man e La 25esima ora. Sì, che incredibilmente La 25esima ora non mi è piaciuto. Ah, vedi, no, a me era piaciuto molto. Beh, non mi è piaciuto, parole grosse, ecco, però diciamo non quanto è piaciuto al resto del mondo. Tra l'altro con Inside Man, secondo me, ha parecchi punti in comune questo Black Clansman, perché
al di là dell'impegno politico, che insomma è abbastanza innegabile, e magari in Sidemen era un po' più lieve, più sottopelle, mentre qui è chiaramente molto più forte, però come in Sidemen funziona clamorosamente bene, anche se lo prendi solo come film di genere, Black Clansman, dico. Dove in Sidemen era un heist movie, Black Clansman invece è più un film alla The Departed o, che ne so, Donnie Brasco, il film con l'infiltrato. Sì, esatto. In cui, che è basato su questa storia vera piuttosto bizzarra, poi io la storia vera la conosco fino a un certo punto, quindi non so quanto sia aderente alla realtà, però è basato su una storia vera, persone realmente esistenti, di questo poliziotto, il primo poliziotto di colore di, aiutami, qual è la città? Dunque, in Colorado. In Colorado, sì, esatto, Charlottesville. No, che dico, ma figuriamoci, no. Colorado Springs, Colorado. Sì, Colorado Springs. Esatto. Ecco, il poliziotto afroamericano e detective del distretto di polizia di Colorado Springs, che in pratica, tra virgolette, si infiltrò nel Ku Klux Klan. Dico tra virgolette perché ovviamente, essendo di colore, non è che poteva infiltrarsi letteralmente nel Ku Klux Klan, l'avrebbero scoperto in linea di massima. Però lui cosa fa? Riesce, parlando per telefono, a spacciarsi per un bianco e quindi a convincerli a provare, insomma, a incontrarsi con loro per magari entrare nel club, diciamo. E a quel punto lui porta avanti la parte di infiltrazione, diciamo, per telefono, quando bisogna parlare per telefono con i vari membri dell'organizzazione. Quando invece bisogna andare di persona, va il suo collega, un poliziotto bianco, che nel film è interpretato da Adam Driver. Bianco, ma guarda caso, di origini comunque ebraiche. Ebraica, esatto, mentre l'attore che interpreta il ruolo del protagonista, Ron Stallworth, è John David Washington, che adesso un attimo un buco, era in non dico che sia il suo primo ruolo, però comunque è un semi esordiente, nel senso che sì, aveva 3-4 ruoli, ma o film minori, o vedo che era una comparsa in Malcolm X, però insomma, sì, sì. Alto parente. Questo non saprei. Okay. tra l'altro è un ex atleta, vedo, faceva il running back all'università. Ad ogni modo, ci sono loro due, altri attori nel film, c'è Topher Grace nel ruolo di David Duke, uomo fondamentale del Ku Klux Klan, e poi tutta una serie, insomma, di caratteristi, diciamo, tra cui anche Alec Baldwin in un ruolo piccolo ma molto significativo, sì, diciamo. Sì, che tra l'altro fa da fil rouge con The Departed, che pure sì. È vero, tra l'altro Baldwin in un ruolo che è veramente l'opposto di com'è lui come schieramento politico nella realtà, diciamo. Appunto, la storia si parte da questo spunto qua, e poi da lì, oltre a raccontare la storia più, se vogliamo, di genere, che però funziona molto bene, è molto appassionante e coinvolgente, soprattutto ovviamente se non conosci i fatti storici, come sempre in questi casi, traccia anche un parallelo con l'epoca contemporanea, per parlare del fatto che non solo all'epoca si vedevano già le basi di cose che sarebbero potute succedere poi, ma non è cambiato molto da allora a oggi, nonostante siano passati quasi 50 anni ormai. Ovviamente sono cambiate un sacco di cose. Sì, sì. No, però diciamo che il film si sottintende che, così come negli America negli anni 70, certi schieramenti, certe organizzazioni potevano comunque agire mimetizzandosi più o meno alla luce del sole, oggi addirittura uomini chiave di quel periodo sono ancora attivi. Sì, e quello che dice è che lì venivano lanciate un po' le basi del rendere più, tra virgolette, socialmente accettabile il Ku Klux Klan e quel tipo di posizioni, e addirittura introdurlo in politica. C'è questa scena carina dove il protagonista dice: no, vabbè, ma figurati se un membro del Ku Klux Klan potrà mai andare al governo o addirittura proporre qualcuno per la presidenza. E il poliziotto con cui sta parlando, che è bianco, gli dice: bello, guarda che non dovresti essere così ingenuo, proprio tu che sei la vittima di queste cose. Che è, insomma, un po' sottolineata col pennarello, ma mi sembra una critica proprio alla comunità afroamericana, questa del svegliatevi. Assolutamente. Forse anche un po' un cenno a questo momento, che dopo l'elezione di Obama improvvisamente sembrava: ah, è tutto a posto, col cazzo. È stato tutto, diciamo, in vacca. Sì, vabbè, lasciamo stare, è difficile non politicizzarsi parlando di questo film, però in un film così diciamo schierato politico è
sarebbe quasi come non parlare di alcuni aspetti del film, a prescindere poi da quello che uno ha per la testa, ecco. No, certo, sì, sì. Nel sì, senso poi... film, rispetto, per esempio, non so, ai film polizieschi di infiltrazione, dove spesso in generale giocano sul discorso due facce della stessa medaglia, come diceva Moretti, non so, comunque sbirri e agenti sono comunque un po' due, hanno degli aspetti simili. Qui il film è schierato, nel senso, comunque non ha, diciamo così, sfumature in quel senso. Sì, gioca comunque col classico cliché del genere nell'organizzazione, adesso poi non so, magari corrispondeva alla realtà, però nell'organizzazione in cui si infiltra, diciamo, le due figure più di spicco, come spesso accade in questo tipo di film, uno è fuori di cozza ed è proprio il cattivissimo, e l'altro è quello un po' più amichevole, quello che magari dice quasi rispettabile come comportamento, come atteggiamenti, anche se poi, cioè, è una merda come gli altri quando poi sì. Si arriva al dunque. Non è quello più pericoloso, diciamo così, sulla breve distanza, ma è quello più pericoloso in quanto anche più lungimirante, presentabile e quant'altro. Esatto, sì. Vabbè, poi il film, adesso senza stare, vabbè, di nuovo, sono fatti storici, per cui... Vabbè, soprattutto immagino che siano magari più facilmente conosciuti da un americano che un italiano, adesso poi non so, io non li conoscevo onestamente, però senza stare a dire nel dettaglio tutto quello che succede, però c'è anche un finale che poi si ricollega in maniera più letterale, più esplicita alla contemporaneità, mostrando anche immagini di repertorio che, devo dire, è un cazzato, non perché siano cose che non avevo visto, ma perché dopo aver visto questa storia, che comunque, pur raccontando determinate cose forti, comunque lo fa in una cornice di genere, spesso anche con uno spirito leggero, cioè è anche un film divertente per ampi tratti, poi però ha questo finale che è proprio nana, un calcio nelle palle, non saprei come... Attenzione, non perché finisca male, non sto dicendo quello... Non voglio dire come finisce. No, è una scena post titoli di coda, nel senso, quindi non è quello... Sì, c'è un... Ovviamente, come è inevitabile in una storia di questo tipo, il finale magari può essere anche un... A prescindere che sia lieto o cupo, è un po' agrodolce, diciamo, c'è per forza un mix di cose, e poi c'è questo cappello conclusivo, non so, questa chiusura con il ricollegamento a logica, e proprio ti fa uscire dalla sala con le palle girate. Non saprei come altro. Tra l'altro tu dici, quelle scene lì mai viste, però vederle al cinema in sala sembrerà una sciocchezza, però hanno un impatto pazzesco. Sì, hanno un impatto tremendo, tremendo, veramente. Che dire, ripeto, allora, è un po', se vogliamo, secondo me, non riuscito come quel film, però è un po' come Get Out, nel senso che è un film godibilissimo, anche senza perderti troppo nei discorsi che fa a livello sociale, etnia, eccetera, che però fa anche quello. Rispetto a Get Out è un po' più, come dire... esplicito, più sottolineato, più ti sto facendo anche il pippone oltre a raccontarti sta storia divertente, mentre in Get Out è, a parte due o tre momenti, è più sottile nel buttarti lì, gioca più di simbolismi, diciamo. Certo. Beh, è anche però, un genere diverso, quindi non... Certo, cioè, sì. Secondo me il genere di infiltrazione sfiora sempre un po' l'attualità, quindi... No, è chiaro, sì, assolutamente. Però era per fornire un termine di paragone, nel senso, apprezzabilissimo anche fregandotene del messaggio, con la differenza che qui però non, è un po' più difficile fregartene del messaggio, nel senso che proprio ti ci imbocca. Tra l'altro, tutto questo non è neanche poi, se vai a vedere, a livello di produzione è prodotto da Jason Blum, quindi di Blumhouse, che c'è dentro, fra i produttori c'è anche Jordan Peele, che è il regista di Get Out, insomma. Sì. No, secondo me è un bel film, ripeto, non viene appesantito troppo, secondo me, dalla parte politica, non è didascalico, comunque è godibilissimo anche come film di genere. Se posso aggiungere una cosa, io ho trovato molto affascinante il ragionamento che fa anche sull'importanza dei media nella divulgazione di determinate idee, ideologie, o ideologie, nel senso che comunque Spike Lee va all'origine, diciamo così, della comunicazione del Ku Klux Klan,
e spiega che il film nasce da una relazione di Griffith è stato fondamentale per divulgare un certo tipo di idee, tra l'altro per gli storici dell'epoca americana, per alcuni storici il Ku Klux Klan era una reazione lecita, tra virgolette, al caos della guerra di secessione, quindi c'era stato, era quasi giustificato. Nasce la reazione, viene fatto vedere in alcuni spezzoni, tra l'altro si vedono alcuni membri del Ku Klux Klan nel film che lo guardano come se fosse proprio una proiezione rituale, cioè come se fossero loro Rocky Horror per stare assieme e cementare questa cosa, mentre è un film diciamo decontestualizzato in questo senso, visto che comunque loro lo prendono, lo portano fuori dal loro periodo e lo fanno rivivere nelle riunioni. Poi si parla anche dell'importanza della fotografia, ad esempio il film spiega che alcune delle violenze, dei roghi del Ku Klux Klan venivano ripresi da fotografi, reporter, e poi queste foto distribuite come cartoline. È un po', secondo me, un sottotesto che rimanda a quello che è il ruolo oggi dei media, dei social media, della televisione nel manipolare l'informazione e decontestualizzarla, per cui secondo me quel lavoro lì, per carità, non è fatto in punta di fioretto, nel senso che comunque c'è, questo ragionamento è anche abbastanza insistito, però funziona, l'ho trovato efficace. E poi anche il ragionamento sulla diversità, diciamo, del trattamento riservato alle donne nel Ku Klux Klan e invece nei movimenti di come si dice, uguaglianza per i diritti sociali, perché comunque lui, il protagonista, fa anche la parte di infiltrato, diciamo, tra un movimento studentesco, perché lui ha lavorato per la polizia, deve un po' tenere d'occhio un po' tutti i fronti, e diciamo, mentre nel movimento studentesco la portavoce, diciamo, è una ragazza, tra l'altro una ragazza con cui poi il protagonista ha a che fare, nel Ku Klux Klan, nonostante per esempio le donne hanno anche magari effettivamente un ruolo operativo importante, però sono tenute subordinate e loro in qualche modo sembrano accettare questa posizione, quindi c'è anche un ragionamento proprio su questa cosa qui che viene infilato in maniera abbastanza interessante. Per cui diciamo c'è tantissimo parte di genere, però ci sono anche un po' queste non digressioni, però comunque diciamo esplorazioni collaterali che non, mi sono piaciute molto, ecco. Sì, è vero, riesce anche a fare quel discorso che non è niente male. Poi in generale ha un bel, a livello anche visivo, di messa in scena, è molto curato, ha molto quel taglio che, insomma, da qualche anno a questa parte va di moda, il film che lo guardi e lo vedi che cerca di sembrare un film girato negli anni in cui è ambientato, come scelte stilistiche, uso di colori, musica, eccetera. E taglio, regia, split screen, tra l'altro ho letto, stavo leggendo l'altro giorno sui mestieri del cinema proprio un articolo di Canova che parlava di questa cosa qui, cioè analizzava proprio la messa in scena paragonandola a quella che era quella originale degli anni 70, e secondo me era molto interessante. E sì, assolutamente, bello anche da vedere, recitato molto bene secondo me da tutto il cast, penso che ci sono anche personaggi di contorno caratteristici sia nelle forze di polizia che nel Ku Klux Klan che sono bravi, cioè non ho trovato veramente nessuno fuori posto. Ok, una domanda, c'ho un buco, una roba che a me dà un po' noia di Spike Lee è che, non dico sempre, ma quasi ci infila quel momento di monologo del protagonista che guarda dentro la macchina da presa, magari perché si sta guardando allo specchio. Tipo Beh, è il motivo che mi ha fatto un po' andare di traverso la 25esima ora. Sì, infatti è l'unico momento della 25esima ora che mi aveva un po' straniato. Non c'è qua, o sbaglio? Ma volendo c'è quel momento finale, però è più secondo me un omaggio a un'estetica della blaxploitation piuttosto che altro. Sì. Quindi secondo me qua potrebbe non esserci. Meglio. Bene, beh. Apprezzo, sì, apprezzo. Tra l'altro non so, forse c'era... In che film ti viene in mente a parte la 25esima ora? Che a me è arrivato Invadente solo lì. Vabbè, è una roba dei... che nasceva nei suoi primi film, insomma. Non mi ricordo, forse c'era qualcosa di simile anche in He Got Game, però potrei sbagliarmi. Può darsi, beh, in God Game ce lo vedo proprio. Potrei confondermi perché nella 25esima ora all'interno del monologo parlava anche di Michael Jordan. Non lo so, però ci sta, sì, è una cosa che in effetti associo anch'io a Spacey, forse nei primi film. Sì.
Vabbè, comunque, non so se sia necessario, ci sono cose di cui vuoi parlare facendo spoiler. Ma secondo me è un film che si può guardare, beh, prima di tutto è una storia vera così, però è un film che in qualche modo anche, cioè secondo me abbiamo già detto tutto senza entrare nello specifico della storia, quindi no, sarei anche a posto. Cioè, non per tagliare corto, però è... No, ma per carità, cioè, se non c'è bisogno... Va bene, allora, direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, comunque, assolutamente... Aspetta, anche già un film di cui si può parlare così, senza entrare nel dettaglio della storia, lo considero già un merito. No, sì, indubbiamente. È anche vero che magari ti fai meno... Il paradosso è che dovrebbe essere anche il film in cui ti fai meno problemi a parlare della storia, visto che sono fatti realmente accaduti. Sì, però sono fatti realmente accaduti, ma che non conosco, quindi sai... Non li conoscevo così tanto bene, non li conoscevo affatto, anzi. Quindi, sì. No, chiaro, sì, ma anche perché poi è talmente assurdo se lo racconti come dire in due parole il poliziotto di colore che si infiltra nel Ku Klux Klan. Insomma. Va bene, direi che possiamo concludere qua. Ribadisco, consigliatissimo, dategli una chance. E forse... Non garantisco, ma forse nei prossimi giorni arriva anche un altro podcast popcorn dedicato all'uomo che uccise Don Chisciotte, che almeno in due, non noi due, io e Talarico abbiamo già visto, e magari faremo il podcast, o magari lo faremo fra 30 anni, così per coerenza. Vai a sapere, con Adam Driver, un anziano Adam Driver. Va bene, ciao a tutti. Ciao.